Buonasera a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta di Recap su DAX e FTSE MIB. Nell'analisi di questa mattina segnalavo che dopo un top che avrebbe dovuto superare questo massimo e che c'è stato, allarghiamo un po' il grafico per rivedere la giornata, eccola qua, dalle 9 di mattina. Saremmo andati in chiusura di questo T-2 inverso e quindi avremmo avuto spinta a ribasso. Che cosa è successo? Abbiamo avuto appunto tre candele forti a rialzo, successivamente ribasso. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un primo short in violazione di questo secondo minimo, quello a 12.725, e da qua siamo scesi traforando la media mobile a 50 periodi e andando ancora a fare questo minimo. Quando abbiamo iniziato a vedere la candelina che si colorava di verde, abbiamo chiuso e ci siamo portati via circa una sessantina di tick. Successivamente, non so se è stato notato, ma l'ho segnalato anche proprio nei commenti, oggi molto articolati sotto la precedente video analisi, siamo andati in violazione di questo minimo a 12.632. Abbiamo fatto 12.629, tre tick solo. Per cui che cosa ho fatto? Dopo il primo short preso con successo, pianificato il secondo, ovvero in violazione sempre dei 12.632, siamo riandati short, siamo entrati qui, siamo andati fino a giù, traforando anche la media mobile a 200 periodi che poteva fare da target. Poi, quando abbiamo iniziato a vedere di nuovo una candela verde, chiuso il trade. Nella realtà dei fatti, su questo minimo siamo andati a cogliere uno dei vari livelli di algoritmo che avevo dato di oggi. E quindi c'è chi persino non è caduto in questa trappola, ma tra 60 più alti 100 tick orientativamente ci siamo portati a casa una gran bella giornata di guadagni. Ok? E tra l'altro, con considerazione appunto fatte questa mattina, chiusura di T-2 inverso, ripartenza di secondo T-2 inverso. Peraltro abbiamo avuto una violazione interessante di questo swing e di questo swing, che non sono swing da poco, sono swing inversi peraltro. Per cui attenzione ai movimenti che ci saranno nei prossimi giorni, anche perché se ritorniamo al grafico di prima, vi faccio notare che sto iniziando a privilegiare la centratura che darà una partenza di secondo T inverso da qua, per cui abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, settimo T-3 inverso ribassista, ovvero rialzista di indice, chiusura potenziale di questo secondo T inverso, con peraltro, dato che ci servirebbe, dato che non è soltanto una chiusura T inverso, ma di un T più 1, ci serve perlomeno un T più, anzi un T meno 2 inverso, e noi ce l'abbiamo, perché abbiamo questo massimo che è superiore a questo, e questo è un T meno 2 inverso, un ribassista. Per cui, se da questo massimo si fosse chiuso il primo T più 1 settimanale, bisettimanale inverso, avremmo che da qua ne dovrebbe partire un altro e quindi potremmo avere altra spinta al ribasso. Ve lo faccio vedere sull'altro grafico. 1. Caspita quante medie mobili ci sono qua, anche se alcune stanno iniziando a cercare di andare in Golden Cross, ma siamo sotto il livello inferiore dell'accumulo. Seconda cosa, allora, primo T inverso, secondo inverso, partenza di nuovo T più 1 inverso e quindi ritorno verso il basso. Questa è una possibilità estremamente concreta. Anche se nella realtà dei fatti, per lanciare un T più 1 inverso, ci basta un T meno 1 4 giorni a ribasso e ne abbiamo già un paio, anche soltanto 3. Poi ci si può rivincolare a ribasso l'inverso, ovvero rialzo l'indice, in violazione dei 12.000,
768. Qui peraltro anzi, qui manca la candela. Siamo arrivati qua, ok? Qui peraltro saremmo arrivati appunto a 8 di candele inverse e quindi è una durata già media. L'unico discorso che potrebbe inficiare eventualmente la discesa è quello relativo al fatto che siamo appena andati in Golden Cross e che oltretutto abbiamo una tendenza spaventosamente al rialzo. Per cui, nella realtà dei fatti, se andremo in violazione del massimo fatto oggi, dopo aver dato vita alla condizione sufficiente per la partenza di un nuovo T+1, quindi un T-1 laterale rialzista, inverso, quindi ribassista di indice, le cose potrebbero farsi decisamente interessanti. Vi faccio notare che qui stiamo di nuovo provando a rincinare verso il basso, come media mobile a 50 periodi. Oggi è stato di nuovo un altro fantastico banco di prova per tante cose. Primo, violazione di swing, ma mancanza di volumi, e siamo tornati indietro, come tante altre volte. Eccola qua, violazione di swing, con questa candela, mancanza di volumi, ritornati indietro. E anche in passato, stessa identica cosa qua, guardate. Violazione di swing con questa candela, mancanza di volumi, tornati indietro. Anche qui, violazione di questo swing, mancanza di volumi, tornati indietro. Sempre la stessa, identica cosa. Chi conosce l'evoluta e la conosce bene, capisce quanto alcuni pattern possono costantemente ripetersi e li può sfruttare come abbiamo fatto noi ben 2 volte in una giornata. La seconda era un'operazione veramente da manuale, e infatti è stata favolosa come cosa. Andiamo a vedere il FTSE MIB. FTSE MIB invece lo andiamo a costruire insieme. Allora, qui è possibile che ci si sia fermati a 26 barre oppure a 37. Nella realtà dei fatti penso che questo sia un raccordo e che da qui sia partito effettivamente il quarto T-3. E andiamo a segnalarlo. Ok, non vuole segnalarlo. Fa lo stesso. Quarto T-3. Violazione a ribasso di questo minimo. Short da prendersi. Fantastico. E dato che questo quarto T-3 ha fatto 29 barre. Ehi. Ragazzi, aspetta, ricarichiamo un attimo il grafico che facciamo prima. Ecco qua. Dato che questo quarto T-3 qua ha violato appunto questo minimo, siamo andati in chiusura del primo T-1. Chiusura forte, tra l'altro, con un ritracciamento forte. Successivamente stiamo dando vita al quinto T-3 dalle 14:30. Eccolo qua. Abbiamo avuto un movimento differente però rispetto al DAX ed anche questo l'avevo segnalato, ovvero siamo prima andati giù e poi abbiamo spinto al rialzo, cosa che non è successo dall'altra parte, perché qui abbiamo aperto con un lap down. Ok? Successivamente stessa identica cosa. Anche da qui, se andiamo a prenderci questo come nuovo T-3 inverso di una nuova struttura, abbiamo che quello sarà il secondo, eccolo qua, e che qui probabile che si stia andando a chiudere proprio il T-1
t-2, il primo t-2 inverso, o direttamente qui, dopo la 27esima barra, e da questo massimo, oppure che ci sia tutto il tempo per andare ancora a salire, per andarlo a chiudere. Anche perché i future in questo momento, sia su DAX che su FTSE MIB, sono in salita, quindi abbiamo fatto bene a non prendere lo short. I tedeschi fanno più 41,7, gli italiani più 70, per cui può essere tranquillamente ancora appunto in chiusura il secondo T-3 inverso e quindi anche il primo T-2 inverso. Quindi domani mattina potremo utilizzare la stessa tecnica che abbiamo utilizzato con il DAX, ovvero attendere un top, magari in area media mobile a 50 periodi, questa in rossa, e poi valutare uno short con le tecniche che conosciamo. Anche perché per quanto riguarda l'indice siamo arrivati già a 12 barre, quindi possiamo già aver fatto una chiusura quasi di T-4, ma già andando a finire sotto questi minimi potremmo avere eventualmente qualche valido risultato. Attenzione soltanto che il quinto T-3 potrebbe anche lanciare un secondo T-1 dopo il primo, quindi occhio, se si vuole lanciare comunque un secondo T-1 oltre al primo che compone il T-settimanale, siamo arrivati soltanto a 12 barre, ce ne servono altre 12 sopra questo massimo, sopra questo minimo, a 19.352 prima di iniziare di nuovo a scendere, per cui cautela. Effettivamente non è come abbiamo fatto su DAX, bisogna aspettare magari qualche occasione di più. Certo, la media mobile a 50 periodi e poi la CUMA potranno darci delle ottime, magari, o valide possibilità per valutare uno short. Vediamo l'ultimissima cosa. Sta pagando appunto l'inverted hammer, come vi dicevo, e quindi stiamo andando a scendere. Ed è possibile, nella realtà dei fatti, che da questo massimo o abbiamo fatto appunto un 11 barre, un settimanale pieno inverso rialzista e da qui stia partendo la seconda, oppure che si stia partendo come DAX da qua. Per cui aggiungo il secondo punto di domanda e vi faccio notare che anche in questo caso è stato violato qui a 19.394, uno swing inverso estremamente importante per una partenza di un qualche cosa appunto di grosso di qua, ovvero del T+2 inverso di cui vi parlavo quando vi avevo preannunciato su entrambi i mercati la formazione potenziale di un inverted hammer, di una shooting star, che poi c'è stata effettivamente in giornata. Direi che siamo oltre il limite della sera, è un po' tardi, sono quasi le 2, quindi vi lascio alle vostre riflessioni, ci riascoltiamo domani mattina, prima dell'apertura dei mercati, in modo da capire che cosa vogliamo fare appunto venerdì in base ai movimenti che ci aspettiamo per la giornata stessa. Ricordatevi sempre la regola del venerdì. Buonanotte a tutti!